Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Eccellenza benedettissima, mi trovo sempre in difficoltà a fare in questi momenti a fare i saluti. Mi piace vivere la giovialità del Vangelo, quindi la ringrazio sin da adesso, da parte mia, da parte di Padre Vincenzo e da parte di Padre Andrea, che è membro di questa comunità, ha data l'età, le condizioni di salute, e in un anno l'NSA ha convinto spiritualmente con noi una NSA di Siracusa. Padre Andrea, quest'anno noi celebriamo 50 anni di parrocchia. Il Monsignore Cristina è venuto qui e ci ha immaginato quel giorno in cui 50 anni fa suo predecessore, Monsignor Pineda, eleva questa basilica santuario dedicata alla mia terapia di Monte Carmelo a consacrare questa chiesa come parrocchia, a elevare questa chiesa come parrocchia. Grazie di cuore. Io ieri sera, le dico sinceramente, mi hanno colpito anche le sue parole e penso che per questa città, per quest'isola, sono molto importanti. Uno, l'accoglienza dell'ultimo, l'attenzione all'ultimo. E quanta attenzione ci deve essere in questo momento. La misericordia, la fraternità, viverci tutti attorno al Vangelo, e lei ci fa questo dono grandissimo in questa giornata, a spezzare la parola, a spezzare il pane e a condividerlo con noi, il corpo e il sangue di Cristo. Il grazie e il benvenuto lo do anche a nome del mio suore, carmelitane, messaggero dello Spirito Santo, che si trovano sempre avanti la punta, quello che è stato il monastero delle nostre carmelitane, poi da parte del Terzo Ordine, da parte della Caritas Carmelitana impegnata già da anni nel territorio proprio per l'attenzione agli ultimi, e c'è un progetto proprio da far partire con l'Avvocato Clemente Miglia proprio per attenzionare sempre di più gli ultimi, soprattutto gli ultimi. Grazie ai cavalieri e grazie anche da parte loro per la sua presenza qui. Eccellenza, grazie, buon cammino, e che veramente lo mettiamo con le nostre preghiere sotto la protezione della nostra Mamma Dolcissima. E buon cammino, Eccellenza. Grazie Padre Nino, saluto Padre Nino, saluto Padre Enzo, vicario temporaneo, e saluto ciascuno dei concelebranti. Sono anche due sacerdoti di Cerignola. Ecco, è bello per me venire qui, siete voi che fate un dono a me, perché ho voluto all'indomani del mio ingresso in diocesi affidarmi alla Madonna, e credo che sia un gesto che noi cristiani dobbiamo fare sempre prima di intraprendere un cammino. E avete notato che in questo Papa Francesco ci è anzitutto testimone. Prima di partire per un viaggio apostolico si reca a Santa Maria Maggiore e depone ai piedi della Madonna una corona di fiori. Non ho portato con me dei fiori, però porto il mio atto di affidamento, che poi insieme recitiamo. Siete presenti qui in tanti, siete anzitutto battezzati, perché ci sono scapolari, ci sono divise, ma c'è soprattutto la veste battesimale. E quella è la cosa più importante. Tutto quello che viene sopra serve per dare valore a ciò che c'è sotto la veste battesimale. Perciò non saluto, mi perdonerete, e non lo farò neppure nel futuro, le varie associazioni, perché voglio sottolineare quest'anno l'importanza di essere battezzati e basta. Lo farò in tutte le parrocchie, non vi preoccupate, non è una discriminazione.
E all'inizio della celebrazione chiediamo perdono al Signore, umilmente, dei nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a tutte le mie sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, santi e loro fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
Padre misericordioso che fai sorgere il sole sui buoni e sui malvagi, rendici capaci di perdonare chi ci fa del male, affinché il nostro amore non conosca nemici e viviamo da figli e fratelli in Cristo Signore. Egli è Dio e vive e regna con te, unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Saulo si mosse e scese nel deserto di Zif, conducendo con sé 3.000 uomini scelti di Israele, per ricercare Davide nel deserto di Zif. Davide e Abisai scesero tra quella gente di notte, ed ecco, Saulo dormiva profondamente tra i cariaggi, e la sua lancia era infissa a terra presso il suo capo, mentre Abner con la truppa dormiva all'intorno. Abisai disse a Davide: oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io li inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il secondo. Ma Davide disse ad Abisai: non ucciderlo. Mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito. Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che era presso il capo di Saulo, e tutti e due se ne andarono. Nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò. Tutti dormivano, perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Davide passò dall'altro lato e si fermò lontano sulla cima del monte. Vi era una grande distanza tra loro. Davide gridò: ecco la lancia del re. Passi qui uno dei servitori e la prenda. Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale e poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Come l'uomo terreno, così sono quelli di terra, e come l'uomo celeste, così anche i celesti. Se come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate di ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete. E la vostra ricompensa sarà grande, sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurata a voi il campo.
Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Si raduni con i suoi fratelli per ascoltare la parola di Dio e celebrare l'Eucaristia. Lo dico perché non vi sembra importante oggi questa celebrazione perché c'è il Vescovo, ma perché c'è il Signore, perché è Lui che noi celebriamo. E un cristiano senza domenica è un po' come una macchina che non ha più il navigatore, non sa più dove andare. Perché la domenica, nell'ascolto della parola di Dio, del Vangelo, ci dà la direzione dove andare. E noi oggi ascolteremo qual è la direzione che il Signore ci dà. E un cristiano senza domenica è come una auto che non ha la benzina, perché gli manca quella grazia che viene dalla preghiera e soprattutto dai sacramenti, che gli permette di affrontare la vita quotidiana. Un cristiano senza la domenica è una macchina che ha le ruote a terra, perché non può fare molta strada, non riesce a vivere la sua sequela di Gesù Cristo. È un'assemblea domenicale bella per i primi tre banchi che stanno lì, perché se quei banchi diventeranno uno, fra 40 anni la Chiesa sarà vuota. E se quei banchi non diventeranno 20, la nostra Chiesa sarà vuota. Mi fa piacere che siate venuti in tanti, con le vostre diverse appartenenze. Ma ricordate, la domenica si va a messa portando con sé i figli e i nipoti. Perché voi siete qui? Ma dove sono i vostri figli? Dove sono i vostri nipoti? Forse li avete lasciati a dormire, ma il vostro primo compito, quello della veste battesimale che indossate, prima di ogni altra cosa, è rispondere a quello che avete promesso un giorno nel battesimo. Ricevendo la luce accesa dal cielo pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare, è stato detto al Papa, per l'educazione cristiana dei vostri figli. Chiedo scusa, durante l'omelia e durante la celebrazione i telefonini spenti. Sto dicendo a lei, in chiesa il telefonino si spegne e ne si fanno riprese, non perché ho paura di riprese, ma perché stiamo celebrando i divini misteri. E allora vedete, cari fratelli, è bello vedersi qui, è bello celebrare l'Eucaristia, ma sarà ancora più bello se domenica prossima ci saranno i vostri figli e i vostri nipoti. E beati quei genitori che hanno incoraggiato queste tre file di banchi a veder partecipare i loro figli. Sono famiglie che hanno un futuro di vita cristiana e lo danno alla comunità. Perché sono qui oggi? Ho chiesto al carissimo Salvatore Cristina, una chiesa mariana dove affidarmi alla Madonna. Ed egli mi ha indicato la Madonna del Carmelo.
Chiedo scusa, lo ripeto per la seconda volta, Signore, non si usa il telefonino in chiesa. Scusate, lo dico amorevolmente, ma lo ripeterò perché c'è sempre qualche distrazione. E allora dicevo che Monsignor Cristina mi ha indicato la Madonna del Carmelo e io sono stato contentissimo perché la mia vita è in qualche modo legata alla Madonna del Carmelo e la devozione presente in ogni paese del sud, anche nel mio paese di Nervino c'è una chiesa della Madonna del Carmelo, ma il seminario dove mi sono formato ad Andria è un ex convento carmelitano costruito nel 1609. E poi, ecco, sono diventato rettore di quel seminario e dell'adiacente chiesa, la Madonna del Carmelo. E poi sono stato eletto vescovo il 1 ottobre, giorno di Santa Teresa del Bambino Gesù. E sono stato consacrato il 2 gennaio, giorno della nascita di Santa Teresa, oltre che della festa dei Santi Basilio e Gregorio. Il Signore ci fa intravedere nella nostra vita delle linee, dei fili rossi che la riconducono. E io dico sempre questo, che quella della Madonna del Carmelo e quella del Carmelo non è tanto una devozione, quanto una spiritualità. Per cui la spiritualità della Madonna del Carmelo, che ci insegna la contemplazione, il primato della preghiera, il farsi piccoli nella via del Vangelo come Santa Teresa di Lisieux, è una spiritualità che chi è devoto della Madonna del Carmine dovrebbe assimilare. E io ringrazio il Signore per avermi fatto incontrare tante testimonianze di questa spiritualità nel mio cammino. Ecco, soprattutto la testimonianza di Teresa di Lisieux e naturalmente la protezione della Beata Vergine Maria, alla quale in questa chiesa oggi voglio affidare il mio ministero a Catania. Ieri l'ho invocata come madre di Cristo e madre della Chiesa, ma voi mi direte, ci sono tanti bei titoli della Madonna, perché padre vescovo non li hai citati? Perché Maria è così grande nella vita della Chiesa che ogni luogo è come un figlio che vuole fare un regalo alla sua madre e gli dà un titolo. Ma i titoli che ci vedono uniti come cristiani sono due e sono quelli che mi sentirete sempre ripetere. Madre di Cristo e madre della Chiesa. Madre di Cristo perché? E madre nostra perché madre di Cristo? Lì ho visto quella bellissima composizione, il Cristo con Maria e Giovanni. Quando vedete quel crocifisso, pensate che Maria ci è stata donata come madre da Gesù sulla croce e secondo, madre della Chiesa, che siamo tutti quanti noi, senza differenze, perché siamo tutti battezzati e senza il battesimo la nostra vita sarebbe stata un'altra cosa, ma avrebbe avuto l'accoglienza dei battezzati, perché i cristiani battezzati, ve l'ho detto ieri nell'umilia, sono fratelli di tutti. Ho fatto due premesse, una sulla domenica, che vorrei che rimanesse nel cuore, una sulla spiritualità carmelita. E adesso vengo alla parola di Dio. La parola di Dio oggi, soprattutto nella prima lettura e nel Vangelo, ci parla dell'amore dei cristiani, che è diverso dagli altri. Gesù disse ai suoi discepoli, ed è la continuazione del brano delle Beatitudini che abbiamo certamente, se siamo stati a messa, ascoltato domenica scorsa. Poi Gesù, a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici. Gesù chiede la cosa più difficile e più impossibile per la sensibilità umana. Perché prima di Cristo e nella tradizione della sapienza umana esiste l'amore per i propri simili, esiste l'amore per le persone che la pensano come noi, ma anche nell'Antico Testamento raramente si trova questo amore grande. E l'episodio del primo libro di
di Samuele, ce ne sono due in verità nel libro di Samuele, ci presenta una storia straordinaria. Immaginate, Saul era stato il primo re di Israele e Davide, questo giovanetto che aveva ucciso semplicemente con una fionda e con la sua grande fiducia in Dio, Golia, il condottiero dei Filistei, ecco, sono in una situazione Saul e Davide di conflitto, non per colpa di Davide, ma perché Davide diventa geloso del potere di Davide, anzi non del potere, della fama di Davide. La gelosia si affaccia a volte nella nostra vita, ma se si affaccia da una fessura della nostra porta fa pochi danni. Ma se noi gli spalanchiamo il portone, la gelosia ci ossessiona. Pensate a quante persone a causa dell'invidia odiano gli altri e arrivano a vivere dei conflitti. I cattivi sentimenti bisogna sconfiggerli quando stanno già nel cuore e non ritornarci neppure con la mente. E allora cosa succede? Che Davide fugge perché sa che Saulo vuole uccidere, e allora, mentre si trova accampato, ecco, ad un certo punto Davide non gli sembra vero. Potrebbe uccidere Saulo e così mettere fine a quella persecuzione. E Davide e Abisai scesero tra quella gente di notte nell'accampamento. Tutti dormivano e Abisai dice a Davide: oggi Dio ti ha messo nelle mani tue. Lascia dunque che io li chiudi a terra. I cattivi consiglieri ci sono sempre. Sono quelli che ci vogliono fare del male e ci vogliono far fare il male. Ma Davide ha una grande dirittura morale. Davide dice: non uccidere. Chi ha mai messo la mano sul consacrato del Signore? Cioè Saul è un consacrato del Signore. E egli ad un certo punto passa oltre, non alza la sua mano omicida, non si vendica. Cari fratelli e sorelle, in quel momento Davide, che nella sua vita farà tanti errori, dimostra di essere misericordioso. E Dio sarà misericordioso quando farà dei peccati molto grandi. Sarà misericordioso. E allora quello che intravediamo nell'Antico Testamento, qui in Gesù, appare in tutta la sua pienezza. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. Non è la stessa frase. Comincia dalla cosa più difficile, amare i nemici. Poi fare del bene a quelli che ci odiano, cioè non ricambiarli con la vendetta. Benedire coloro che vi maledicono. C'è qualcuno che parla male di noi? Cominciare a benedirlo nel nostro cuore. Pregate per coloro che vi trattano male. Ti trattano male? Il regalo che ti faccio è la mia preghiera, non la mia maledizione. E poi uno stile che diventa stile di pace. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Voi dite: ma com'è possibile questo? È difficile. Chi fa così rischia di morire, rischia di soccombere, rischia di essere un martire. Vedete, noi quando ascoltiamo il Vangelo dovremmo pensare sempre che queste parole del Vangelo prima di noi le ascoltate Sant'Agata. Ma perché Sant'Agata non si è ribellata, non è fuggita? Perché ad un certo punto non ha finito nella sua fede? Perché queste parole le ha prese sul serio. Pensate che abbia preso a male parole i suoi carnefici. Li amati, ha pregato per loro. C'è quella immagine semplice che ce la fa vedere in carcere, abbandonata a se stessa. Cosa sta facendo? Sta pregando per i suoi nemici.
E vedete, la differenza cristiana si vede in questo. Il cristiano è una persona differente perché ama e sconfigge la violenza, sconfigge l'odio, sconfigge la maldicenza con uno stile di carità. E Gesù poi dice: siate misericordiosi come il Padre nostro è misericordioso. E qui Gesù fa l'esempio più alto. Nel Vangelo secondo Matteo c'è una frase diversa, ma possiamo dire si completano a vicenda. È lo stesso Vangelo, ma sapete, gli evangelisti sono come un po' dei giornalisti, vedono un fatto e ognuno racconta lo stesso fatto con espressioni leggermente diverse. L'evangelista Matteo dice, o meglio Gesù nel Vangelo secondo Matteo dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. E la parola perfezione è una parola che ci spaventa un po'. Come si può essere perfetti come Dio? Assolutamente no. Però l'evangelista Luca spiega in cosa consiste la perfezione di Dio, che non è solo l'onniscienza, non è l'onnipotenza. La grandezza di Dio è la misericordia. La perfezione di Dio è la misericordia. E quando guardiamo il crocifisso dobbiamo pensare che lì Dio, consegnandoci quelle parole, ci ha presentato la misericordia nella sua pienezza. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E allora vedete, cari fratelli, vedete oggi che domenica abbiamo ricevuto la direzione del navigatore della nostra vita, che è il perdono, la misericordia e non la vendetta. Abbiamo ricevuto e riceveremo la grazia di Dio nella preghiera e nei sacramenti. E vedete, abbiamo ricevuto l'invito ad avere uno stile di vita che è quello che mette via la violenza. In ogni modo, nei nostri pensieri, nelle nostre azioni, nelle nostre parole, persino nei nostri gesti. La Chiesa ama tanto le espressioni di pace. Il 1° gennaio celebriamo ogni anno la giornata mondiale della pace. Si fanno marce della pace. Io sono stato quest'anno a quella che si è tenuta in Liguria. E pensate, persino nelle investiture dei cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme, il Santo Padre ha voluto che si togliesse un simbolo bellico, la spada, per dire che noi non siamo gli uomini della spada, noi siamo gli uomini della pace. E anche le armi non sono certo né qualcosa da collezionare, né da mettere in mano a chi che sia, se non per legittima difesa. Tutto nella nostra vita deve parlare di amore per i nemici, di stile non violento, di carità, perché la forza che vince il mondo non è la violenza, ma è la misericordia, la perfezione che è la misericordia. Siate misericordiosi come il Padre vostro celeste è misericordioso. Sia lodato Gesù Cristo. E ora, cari fratelli e sorelle, professiamo con gioia
la nostra fede cristiana e diciamo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu morto. Il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, Santa Cattolica Apostolica, professo in un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in comunione con tutta la Chiesa, innalziamo al Padre la nostra preghiera, perché ci doni la forza di percorrere con slancio le vie della giustizia, dell'amore, della misericordia. Preghiamo insieme, diciamo: ascolta, o Padre, la nostra supplica. Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Guarda la tua Chiesa e donale il vigore della fede e della carità. Sia sempre il luogo di incontro e di riconciliazione e si faccia carico di ogni povertà umana. Noi ti preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Assisti il Papa e tutti i pastori della Chiesa, mossi dal tuo spirito, annuncino con fermezza la parola di verità, che libera e apre la salvezza, noi ti preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra supplica. Dona, Signore, al nostro Vescovo Luigi, lo spirito di consiglio e di fortezza, di scienza e di pietà, perché eserciti il suo ministero interamente consacrato al servizio del tuo popolo, noi ti preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra supplica. Guarda i popoli dilaniati dall'odio e dalla violenza. Ogni uomo si apre ad accogliere la parola del tuo Figlio, fonte di riconciliazione e di pace. Noi ti preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra supplica. Dona conforto e speranza ai malati e ai sofferenti. Siano toccati dalla mano risanatrice del tuo Figlio, che ha curato le nostre debolezze, consolando gli afflitti e guarendo gli infermi. Noi ti preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra supplica. Concedi a noi la tua grazia. Questa Eucaristia ci dia il coraggio di prendere ogni giorno la croce, rinunciando a noi stessi per vivere il Vangelo. Noi ti preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra supplica. Benedici, o Padre, questa comunità parrocchiale. Benedici la comunità religiosa e Padre carmelitano. Benedici tutte le associazioni di battezzati che in diverso modo ti vogliono rendere gloria e testimoniare la carità. Benedici le nostre religiose perché siano testimoni autentiche dei consigli evangelici. E fa che non abbiamo altra ambizione che rispecchiarci, o Signore, nel tuo Vangelo. Preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra supplica. Rafforza la nostra fede, o Padre, perché sappiamo sempre annunciare ai nostri fratelli e sorelle le meraviglie della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Sì, Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria nel suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Signore, in obbedienza al tuo comando celebriamo questi misteri. Fa che i doni offerti in onore della tua gloria ci conducano alla salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto benedirti e renderti grazie. Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocati nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria. A radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Elia profeta, Sant'Agata martire e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme e godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. E Cristo con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli. Di perdonare, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato
sicuri da ogni turbamento, nella chiesa che si compie la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Per la Santa Comunione si faranno, metterete in fila, due, ci sarà il vescovo e un altro sacerdote qui davanti all'altare, e poi due sacerdoti, un sacerdote e il diacono a metà navata, chiedendovi sempre la cortesia, il possibile, di rispettare il distanziamento per le norme anti-Covid.
Crediamo. Dio onnipotente, impegno di salvezza ricevuto in questi misteri, ci conduca alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Ringrazio ancora Padre Nino, il vicario Padre Enzo, tutti i sacerdoti, il diacono. Ringrazio il servizio liturgico, il servizio d'ordine che ha permesso una celebrazione ecco così ordinata, e il coro che ha assolto al suo compito che la liturgia prescrive, quello di sostenere il canto di tutta l'assemblea. Grazie e confidenti. Ecco, adesso facciamo quest'atto di affidamento alla Madonna. Lo facciamo prima con la preghiera più antica che la Chiesa conservi per affidarsi alla Madonna. Subtum presidium, ossia sotto la tua protezione. La preghiera antichissima trovata, pensate, in alcuni graffiti dei primi cristiani, e poi la preghiera bella della tradizione di Catania alla Madonna del Carmine. Intanto, buon cammino a tutti, sentiamoci sostenuti e ringrazio il Signore veramente perché in queste prime ore sto incontrando un popolo meraviglioso, un popolo dalla grande fede, dal cuore grande. Vuol dire davvero che quello che Tertulliano diceva, il sangue dei martiri e seme di nuovi cristiani, continua ancora oggi, perché quella testimonianza di una martire che così vi innamora ci porta ancora a Cristo. Però abbiamo da fare tanta strada nel nostro tempo. E vi invito perciò a vivere molto bene la Quaresima, il centro della nostra festa, della nostra fede, il mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù. Il centro dell'anno liturgico è la Pasqua. Per questo per 40 giorni ci prepareremo per bene. Ecco, vi auguro di vivere una santa Quaresima per vivere una santa Pasqua. Inizia fra 10 giorni e a questi momenti liturgici che convertono la nostra vita al Vangelo siamo proiettati. E ora ringrazio anche perché avete fatto l'ostensione del simulacro della Madonna del Carmelo, così bello, così dolce, che ci richiama davvero alla maternità di Maria. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. L'abitino che io porto è sicuro mio conforto e lo stimo mio tesoro, più d'argento, gemme e d'oro. Da voi spero, Gran Signora, ciò che voi diceste allora, a Simone vostro amato, dando l'abito sacrato. Prometteste certamente a chi lo porta piamente, esentarlo da mia sorte nella vita e dopo morte, e il sabato che viene esentarlo dalle pene, col sovrano vostro zelo, puoi condurlo là nel cielo. Orsù dunque, Verginella, madre, sposa tutta bella, ben felice liberate, d'ogni mal mi preservate. Aiutatemi nei guai, quanto afflitto sono assai, e precisamente quando la mia vita sta spirando. Allora sì, datemi aiuta, di impetrar l'eterna vita, e sfuggire in tutti i modi di Lucifero le frodi. Fate allora che gioiendo, e con gli angeli godendo, canti in dolce melodia, viva viva del Carmine, Maria, regina del coro del Carmelo. Ancora grazie a lei, Eccellenza, per questo dono che ci ha fatto in questa giornata, poter condividere Cristo, come ha sottolineato
perché celebrare l'Eucaristia significa celebrare Cristo, la vita che Cristo ha donato e continua a donare ad ognuno di noi. All'inizio non ho menzionato appositamente i bambini, che sono il dono più grande, e i giovani, i nostri giovani che sono qui all'altare, che hanno svolto il servizio all'altare. Non l'ho fatto appositamente, glielo chiedo ora. I bambini ora porteranno un piccolissimo segno, insieme anche al Michele Bonanno, che è presidente provinciale del Terzo Ordine. I bambini porteranno un piccolissimo segno, che è un dono per lei, una cosa semplicissima, l'immagine della Vergine del Carmelo, di questa chiesa, venerata in questa chiesa. E la preghiera che le chiedo, pongo questi bambini e tutti i bambini sotto la sua preghiera, e dono la sua preghiera, soprattutto una bambina che so che diversi di loro hanno conosciuto e che è andata qualche mese fa, un mese fa circa, a rendere ancora più bello il giardino di Gesù, Bianca. Le fido alla preghiera dei suoi genitori, le fido a questi nostri bambini e le catechiste che li seguono, certi che con la sua preghiera li amerà così come Gesù ci chiede. Grazie ai bambini, grazie perché sono la nostra speranza, veramente una speranza grandissima, anche grazie per le parole che ha detto ai genitori. Forti, forti ma belle. Perché non possiamo negare a questi nostri bambini la bellezza di Gesù e di Maria. Grazie a lei. Grazie ai bambini. Beato Titus Brasma, che tra poco verrà canonizzato, e poi un'altra grandissima mistica, Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein. Grazie. È un momento, sono delle riflessioni semplici scritte dal nostro priore provinciale padre Roberto Toni e da una laica carmelitana, terziaria carmelitana, di Via d'Angiglia, dedicata. Grazie, grazie a voi e buon cammino. La benedizione di Dio su di voi, sulle vostre famiglie, con l'impegno, mi raccomando, genitori e nonni, da domenica prossima i ragazzi non si lasciano a casa, ma vedo tante coriste, ci potrebbero essere altrettanti bambini, vedo tanti nonni e ci potrebbero essere altrettanti nipoti. Fate che questa chiesa straripi dei bambini che stanno nelle nostre case. Dipende dall'educazione e dall'indirizzo che diamo loro. Vedrete che poi il volto della Chiesa, il volto della famiglia, se c'è la domenica celebrata bene, cambia e non si risolve in un bel pranzo, ma in tanta benedizione che cade su tutti quanti voi. Poi verrò a trovarvi e verrò a vedere se questa promessa, anzi me lo dirà Padre Nino prima, sarà mantenuta. Ma io sono fiduciosa perché l'ho messa nelle mani della Vergine Santa. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Grande capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Volga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza.
andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.